e gli dei tirarono a sorte, si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simili ad orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia. Sull'alchimia oggi si sa tanto e niente, ma soprattutto bisogna essere consapevoli che i linguaggi con cui è arrivata a noi, con cui è stata trascritta, sono simili e a volte diversi. Ogni autore nella sua ricerca ha ricevuto frammenti dell'Apix Exilis. Sappiamo che gli alchimisti del Medioevo erano dediti alla trasmutazione del piombo in oro e più esattamente si riferivano alla metafora riguardante il perfezionamento della materia prima grezza in uno stato nobile. La chimica, allora sconosciuta come scienza, esercitava comunque un fascino riguardo alle sorprendenti trasformazioni. Nell'alchimia, la chimica, infatti, era una sua branca. A livello di coscienza terrena, il cui metallo metaforico è il piombo, l'alchimia si occupa di un perfezionamento di questo metallo, e cioè di trasformare il veleno in medicina, attraverso il passaggio da piombo a bismuto, un albedo lunare del metallo saturnino. Se lavorando su se stessi si realizza la coscienza lunare, si diventa consapevoli che dal nostro astro d'argento si sprigiona un fluido magnetico speciale che si condensa nei tre mercuri, il bianco, il rosso e il giallo. Questo fu un dono inviato agli alchimisti da intelligenze non terrene. Sono in forma cristallina e possono essere disciolti in soluzioni simili all'argento vivo ed emettono una fosforescenza al buio. Disciolto in soluzione liquorosa diventa oro potabile, una panacea. Allo stato gassoso rende invece il vetro dell'alambicco flessibile, messa con oro o argento fusi dà la polvere di proiezione. A livello di coscienza solare, il cui metallo simbolico è l'oro, si realizza la grande opera. Si può produrre l'elixir di lunga vita se gli occhi sono rivolti verso il basso, oppure completare la trasmutazione se sono rivolti verso l'alto, sursum oculos. A livello di coscienza adamantina si realizza l'oro della stella o adamas, diamante, conosciuto presso gli antichi egizi col nome di Armaku. Il nuovo argento alchemico. Vi è un cammino alchemico trasfiguristico noto agli esoteristi come sentiero di Ozcin, albero della vita, che impiega la trasmutazione dei metalli fino al diamante bianco, in tibetano chiamato Dorje. Questo albero, o telaio, o glifo, o mappa, corrisponde a un universo A. Vi è tuttavia un universo B, il cui albero, o telaio, o mappa, è chiamato Sitra Acra, l'altra parte, detta anche da alcuni, albero della morte pensante, che segue una trasmutazione di pietre dure fino al diamante nero, ed è una via femminile, in tibetano Dorje Nalijorba.
L'argento neoalchimistico riguarda le coscienze lunari ed è molto interessante nell'occultismo iniziatico, la formula lunare, plutoniana, stellare per effettuare un balzo quantico di coscienza verso il sistema di Sirio. Queste correnti sono tangenziali della corrente 93, ossia di Telema Agape, la formula che implica il flusso dell'amore all'assoluto. Le correnti cosmiche sono operatrici alchemiche. Quella principale di questa era, attivata nel 1904, è la corrente 93. Il metallo vulgare, corrispondente sul piano terrestre, quale suo elemento chimico, è l'ausonio o telemio, più noto come Nettunio, il primo transuranico nella tabella periodica. Il nuovo oro alchemico. In termini di nuova alchimia, neoalchimia o alchimia moderna, l'oro rappresenta il superconscio individuale. In termini esoterici cabalistici, costituisce la coscienza solare nel sistema dei Sefirot o ultramondi, di cui sono a conoscenza gli iniziati o viaggiatori dell'ignoto. Sul piano volgare l'oro è rappresentato dall'elemento chimico ed è interessante sia dal punto di vista alchimistico che chimico e fisico studiare da un lato la coscienza solare plutoniana, sfera cabalistica di Das, nei rispettivi stati esistenziali di limbo, purgatorio e inferno. Dall'altra invece, sul piano fisico, le caratteristiche delle leghe metalliche oro e Esperio, cioè il plutonio, lega oro-plutonio. Accenniamo che il plutonio, con il decadimento radioattivo alfa, emana calore, è caldo al tatto e, se in buona quantità immerso nell'acqua, la fa bollire. A differenza degli altri metalli, conduce male il calore, mostra forti variazioni di volume per modeste variazioni di temperatura o pressione. Il superdiamante. Dalle leggi di Ermete, ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per cui gli alchimisti del Medioevo assimilarono le qualità dell'oro volgare a quelle dell'oro nobile, cioè l'oro spirituale, e cioè trasformare la nostra anima mortale di piombo, associato a Saturno che simboleggia la morte, in anima o corpo glorioso. Gli antichi egizi lo chiamavano Sau. Tuttavia vi è una metafora e un'alchimia più nota attraverso l'induismo e il buddismo tibetano che ci descrive il Vajra, cioè il corpo di folgore diamante. Vajra significa sia fulmine che diamante. L'Adamo originario Kadmon corrisponde alla parola Adamas, che significa diamante. Vi sono ordini iniziatici ed esoterici che arrivano al corpo d'argento, altri al corpo aureo, altri al corpo indistruttibile di diamante. Il metallo corrispondente qui è chiamato adamiantum. Ma vi sono altre vie di realizzazione che passano attraverso le pietre nere per arrivare al diamante nero. Una via femminile, via di Kali o Lilith. Ma oltre al diamante nero e quello bianco, più ordinario, esiste anche il diamante rosso che si riferisce al superdiamante, Sestatara Vajra. Come neo metafisico sto lavorando adesso, o meglio, ci sta lavorando il mio doppio, l'altro me stesso. Il Busayef rosso è un diamante tra i più famosi al mondo. Estremamente raro, non è stato possibile dare un prezzo. La presenza di idrogeno nei diamanti, carbonio, produce sfumature viola. Tuttavia, la pressione esterna a cui il diamante è sottoposto durante la sua formazione può comprimere in modo anomalo la sua struttura, creando così una pietra rossa.
prendere un tè al caffè della Pè. Su, vieni con me. Devo difendermi da insidie velenose e cerco di inseguire il sacro quando dormo, volando indietro in epoche passate, in cortili, in primavera.